Amici sportivi all'ascolto, ben ritrovati sulle frequenze di Mondo Futsal TV per un nuovo appuntamento con il calcio femminile della Serie C. La Coccinella inizia il girone di ritorno ospitando la formazione dell'Atletico Tirrenia Civitavecchia. Tutto pronto, riprese esterne affidate a Gianfranco Marceddo. È partito il confronto con la Coccinella, se ne va poi tranquillamente Bellucci, apre al centro e sul secondo palio non arriva il tempestivo taglio da parte di Merli con linea orizzontale attaccata di Lorenzo, se ne va Miccio, prova la fiondata, trova soltanto l'esterno. Lo scambio, ancora il retropassaggio per Miccio, gira subito per Di Lorenzo, se ne va all'avversaria e poi con Aiello la palla mezza e mezzo, il tocco, si fa vedere Neangolan la finta con il corpo, poi il tiro da parte di Quilli e palla che tocca l'esterno della rete. Poi lo scambio tra Miccio, Aiello ancora all'indietro, Di Lorenzo centralmente, prova la fiondata e poi ancora possibilità, messa giù, non c'è il fallo, non ravvisato, poi ancora il tiro. Bellucci sta per prendere il pallone, poi contro il portiere, prova e c'è il tocco di Giondi, la correzione in rete, sfortunata deviazione, arriva il gol dell'Atletico Tirrena con Bellucci in mezzo. Di Lorenzo, Aiello scambia con Di Lorenzo, possibilità, si apre il tiro e il palo gli dice di no sulla fiondata. Giondi, Di Lorenzo, c'è Miccio, si avvita, prova il tiro e c'è il gol del pareggio con Miccio ed è 1-1. A bloccare la rasoiata, adesso prova Giondi con le mani. Merli Denise alza sopra la traversa, D'Alessio all'indietro per Miccio, Campanelli si accentra, carica il tiro, gol, c'è il gol del vantaggio di Campanelli, 2-1, inganna la traiettoria Merli Denise e c'è il vantaggio della Coccinella, i due piedi, poi fa cenno con il taglio verso Merli, Campanelli adesso allontana, non arriva in tempo a colpire in corsa. D'Alessio alza in mezzo per Miccio, corregge ma non in maniera perfetta, sarebbe stato veramente uno splendido gol. Aiello proprio sul filo del fallo laterale, dalla parte opposta c'è Miccio con l'esterno, va a dare un pallone in mezzo per D'Alessio che si avvita verso Aiello e dopo il tocco di due pali la palla finisce in rete, il 3-1 con Giulia Aiello. Campanelli, Miccio, ancora Miccio, se ne va verso Aiello, su D'Alessio, la possibilità, la palla messa in mezzo, in rete di Giulia Aiello, 4-1 la Coccinella. Comanda il calcio d'angolo di Simoni, la finta di Merli, Neangolan, la finta con il corpo, prova, rasoiata e a fil di palo. Raina Neangolan che adesso avanza, se ne va per via centrale, ostacolata da Di Lorenzo, prova la fiondata defilata, poi ribattuta da Fiorentino che mette in movimento subito Di Lorenzo, se ne va Aiello, da destra verso sinistra, la palla messa in mezzo, arriva Di Lorenzo, subito il gol della Coccinella, cado incrementare ed è 5-2, ci pensa Chiara Di Lorenzo. Dai calci piazzati c'è la rincorsa, la palla messa in mezzo, non corregge Di Lorenzo, sembra andata un po' in confusione. Merli prova e adesso il tocco di Fiorentino, cerca lo spazio, palla in mezzo, poi Di Lorenzo scivola, adesso Merli si continua a giocare, il tiro con la palla alzata. Neangolan, il diagonale, domestica il pallone, lo va a correggere, poi si accentra, palla rimediata dal, recuperata dal con Aiello e poi il tiro di Di Lorenzo che corregge il tiro di Aiello ed è 6-4 con Aiello verso Miccio,
salta anche Bellucci, messa giù, non c'è fallo, Nayan Golan avanza, è un 2 contro 2 e poi la palla messa in mezzo, arriva il tocco di Merli Corin. Ma ancora verso Aiello che scambia con Di Lorenzo, è centrale, Aiello prova il tiro che finisce in rete, 7 a 5 Coccinella, non molla mai. Poi adesso lancia lungo, Miccio se ne va, ruba il pallone da sola e poi in diagonale la mette nell'angolino opposto e brucia ancora Merli e l'Atletico Tirrena e la Coccinella si porta sull'8 a 5. Giulia Aiello pronta a scoccare il pallone nella porta che finisce in rete proprio così, 9 a 5 e a questo punto possiamo iniziare a mandare i titoli di coda perché sta per concretizzarsi la terza vittoria della Coccinella, la seconda consecutiva in casa. Ma Campanelli lo stoppa con il petto, arriva qui il triplice fischio di De Simone, la Coccinella ottiene la terza vittoria consecutiva della stagione, la seconda in casa, battendo l'Atletico Tirrena Civitavecchia per 9 a 5.